Scappo pure da quella situazione, che C'è comunque è anche faticosa pure quella. ultima domanda. C'è un tuo brano che io adoro, che ha per titolo Mentre dormi, nel quale si dice: vedrai, i tuoi sogni diventano veri. Allora, penso che immaginare una realtà, ciò che è reale, crederci in quella realtà, inevitabilmente apre le porte a quella realtà. Per cui credere in qualche cosa apre le porte a quella realtà. Per cui se tu vuoi vedere che c'è dentro, devi indagare dentro questa porta e i tuoi sogni sono i primi sintomi per accedere a un tipo di realtà diversa da quella che uno accetta ogni giorno, no? Cos'è la realtà? Esistono 7 miliardi di realtà diverse in questo mondo, ognuna di esse è tanto importante, tanto valida. Per cui i tuoi sogni possono diventare veri, ma bisogna crederci e riaprire tutte le, come dire, le possibilità. Aprire tutte le possibilità. Seguiremo questo tuo prezioso consiglio. Eccoci qua. Allora, intanto vi presento i miei amici collaboratori, con Clemente Ferrari alla fisarmonica. Giorgio Baldi alla chitarra. Luca Trolli alla batteria. Siamo? Siete tutti seduti? Chi è che sta ancora in piedi? Mettiti a sedere. Bene. Cominciamo con un ciliegio esterno. Un giorno di sole non puoi fare di meglio.
carissima per quell'estate accesa, fanatica per duri sedi al vento, io tento tanto quel lusso che ti abita accanto, sudato che farebbe schifo un piede, non bene, balle, la vita non le tocca le tue forme, eppure ardimentosa la sua mano. Gioco mai a viso aperto, tremendo il mio rapporto con il sesso, che fesso, piano, paludi di parole fatte fango, mi muovo come anguilla nella sabbia, che rabbia, rido, facendo del mio riso vile nido, cercandomi parole dentro il cuore. Ringraziamo Max Gazzè, salutiamo gli amici di Studio 100 by Night. Ok, cari amici di Studio 100 by Night, vi do un caro abbraccio, un grande saluto, un grande affetto e a presto. Grazie Max, alla prossima, in bocca al lupo.